Benvenuti all'edizione del 7 settembre 2016 dei TGM, il telegiornale del giornale della giornata. Questi i titoli di oggi. Ignazio Marino assolto dal Tribunale di Roma. Sono felice, sapevo di essere innocente. Rimborsò Polipiemonte su 25 imputati, 10 condannati e 15 assolti. Sondaggi referendum 2016, parità per Xema, Maimer e Piepoli danno no vincente. La spartizione del patrimonio Caprotti, Esselunga garantita la maggioranza. Torino, pedone investito da una macchina fatta sbandare da un furgone svizzero. Nobel per la pace 2016 a Juan Manuel Santos, presidente della Colombia, attivo con le FARC. A Giuliano di Napoli zero differenziata, tutti i rifiuti lasciati inutilizzati. Declassamento per Romeo dello staff Raggi, da terza fascia prima del contratto collettivo. Le partite dell'ottava giornata di Serie A. Sull'Huffington Post di oggi si dà notizia che l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino, è stato assolto dalle accuse di truffa, peculato e falso nel processo sugli scontrini e le consulenze alla Onlus Immagine, dove erano stati chiesti 3 anni e 4 mesi di condanna. Lasciando il tribunale, Marino ha dichiarato di essere felice perché si aspettava questa assoluzione e perché sapeva di essere innocente. Nel processo Rimborsopoli in Piemonte, dei 25 imputati per cui è stata chiesta condanna da parte del PM Giancarlo Avenati Bassi, nel Tribunale di Torino con il collegio presieduto dal giudice Silvana Bersano Beghei, solo 10 hanno ricevuto condanne per peculato tra i circa 4 anni e una di 4 mesi. I condannati sono Michele Giovane, 3 anni e 10 mesi, Andrea Stara, 3 anni e 4 mesi, Michele Formagnana, 2 anni e 8 mesi, Mastrullo Angiolino, 2 anni e 6 mesi, Roberto Tentoni, 2 anni e 5 mesi, Rosanna Costa, 2 anni e 1 mese, Alberto Cortopassi, 2 anni e 1 mese, Daniele Cantore, 1 anno e 8 mesi, Giovanni Negro, 1 anno e 4 mesi, Augusta Montaruli, 4 mesi. Assolti invece Roberto Cota, Michele Drelutri, Federico Gregorio, Massimo Giordano, Riccardo Molinari, Paolo Tiramani, Alberto Goffi, Maurizio Lupi e la figlia Sara, Roberto De Magistris, Rosanna Valle, Girolamo La Rocca, Lorenzo Leardi, Massimiliano Motta e Angelo Burzi. Il sito di informazione Huffington Post paragona oggi 3 società di sondaggi sulla questione del referendum del 2016. In base agli studi della società X ci sarebbe parità sostanziale tra le due scelte, il sì e il no, mentre invece secondo gli istituti di Renato Mannheimer e Nicola Piepoli il no sarebbe superiore al sì. Per Piepoli si attesta il no al 54%, per Mannheimer il no si attesta al 55%. Sempre dall'Huffington Post, in una notizia oggi si pubblica l'elenco di come sono state spartite le proprietà dell'allora proprietario Esselunga, Gobernardo Caprotti. Per sommi capi, 70% di Esselunga e 55% dell'immobiliare alla moglie Giuliana Albera e alla figlia di secondo letto Marina. Il resto ai due figli di primo letto Giuseppe e Violetta. Si dà poi elenco nella notizia di come tutti i restanti beni di proprietà di Caprotti siano stati divisi tra tutti i parenti. Si parla di beni immobiliari di proprietà artistiche o meno. Un uomo di origine senegalese è morto sul colpo dopo essere stato investito da una Ford Focus in corso Vigevano a Torino. Un furgone Opel targato con targa svizzera sarebbe passato con il rosso, secondo le prime testimonianze di passanti, e si sarebbe schiantato contro la Ford, che dopo l'urto avrebbe invaso il marciapiede e ucciso l'uomo. Feriti i turisti dentro il furgone Opel, gravi i passeggeri della Ford, con la necessità di essere trasferiti in 2 pronto soccorsi diversi, al Maria Vittoria e a San Giovanni Bosco. Per il suo impegno nel processo di pace con le forze armate rivoluzionarie colombiane, che ha portato all'accordo di agosto 2016 frutto di 4 anni di negoziati, respinto poi dal referendum del 2 ottobre scorso con uno scarto di 60.000 voti, il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, si è aggiudicato il premio Nobel per la pace 2016. Il comitato del Nobel, annunciando il premio, ha riferito che il presidente Santos è stato il primo ad avviare le trattative che hanno portato all'accordo di pace tra il governo colombiano e i guerriglieri delle FARC, e ha sempre cercato di portare avanti il processo di pace. Da parte del comitato ci si aspetta che l'attuale cessate il fuoco non termini e che le trattative di pace possano proseguire. Il sito del quotidiano La Stampa fa sapere che nel comune di Giuliano di Napoli, della città metropolitana di Napoli, pur dopo avvertimenti a quote sempre più a rialzo, non si è mai fatta raccolta differenziata della spazzatura prodotta nel comune. Si imputa nell'articolo la più assoluta indifferenza ai precetti di legge e alle direttive dell'Unione Europea.
Una notizia del sito Huffington Post oggi comunica che per il capo della segreteria del sindaco di Roma Virginia Raggi, Salvatore Romeo, c'è stato un declassamento dalla terza fascia di retribuzione di posizione del contratto collettivo decentrato integrativo 2010 dirigenti Roma Capitale alla prima. Questo contratto collettivo è il frutto dell'accordo tra la pubblica amministrazione e le rappresentanze sindacali dei dipendenti di cui è composta la pubblica amministrazione. Ricalcolando quindi lo stipendio totale, Romeo passa da 120.000 euro previsti dalla terza fascia a circa 93.000 della fascia a cui appartiene attualmente. Secondo il calendario pubblicato da www.gazzetta.it, per l'ottava giornata di campionato di Serie A, le partite si disputeranno dalle 15 di sabato 15 ottobre alle 20.45 di lunedì 17. Si parte sabato 15, come ho detto, alle 15 con Napoli-Roma. Si prosegue sempre nella stessa giornata alle 18 con Pescara-Sampdoria. E alle 20.45 di sabato abbiamo Juventus-Udinese. Domenica abbiamo ben 6 partite, alle 12.30 abbiamo Fiorentina-Atalanta, alle 15 abbiamo Genova-Empoli, sempre alle 15 Inter-Cagliari e Lazio-Bologna, per finire con Sassuolo-Crotone. Domenica alle 20.45 Chievo-Milan. Lunedì invece alle 20.45 Palermo-Torino. E adesso gli aggiornamenti meteo a cura di ilmeteo.it. Tutto lo staff di ilmeteo.it vi augura di trascorrere un buon weekend. Previsioni per sabato 8 ottobre. Tempo che peggiora su alcune zone del centro-nord. Ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, come detto, avremo precipitazioni in Liguria anche con temporali. Peggiora nel corso della giornata sull'Emilia-Romagna verso il Triveneto con precipitazioni. Qualche temporale anche sulla bassa Lombardia. Spostiamoci al centro, cielo che si copre in Toscana con precipitazioni localmente anche temporalesche. Nel pomeriggio peggiora anche sul Lazio con l'arrivo delle piogge. Raggiungiamo infine il sud, cielo in prevalenza qui sereno o poco nuvoloso su tutte le nostre regioni. Come saranno invece i venti? Soffieranno debolmente e da direzioni variabili, ma saranno di libeccio sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno. Temperature previste. Le minime risultano essere in leggero aumento con valori compresi tra 5 e 19 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo invece 13-18 gradi al nord, 17-21 gradi al centro e fino a 25 gradi al sud. Il meteo.it vi ricorda di mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da essere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! Con questo si conclude il TGM di oggi. Ci vediamo domani sera per la prossima edizione.